Ciao a tutti. Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Tempo fa ho fatto un video che si chiamava 5 books you should read o qualcosa del genere, in cui vi consigliavo 5 libri che secondo me andavano letti. Ho pensato che sarebbe stato carino riproporvi quel video, questa volta non trapassando verticalmente i secoli, quindi non passando dai classici del 1400 alla letteratura contemporanea, bensì semplicemente parlando di libri contemporanei, quindi 5 libri contemporanei che secondo me andrebbero letti. Oddio, due premesse. La prima è che questa è una selezione di libri, quindi significa che se io vi consiglio questi libri non significa che non ne conosco altri, né che devo essere linciata perché magari non vi ho consigliato il libro Pinco Pallino di Tizio Caio. Quindi questa è una selezione di libri che per me sono libri validi, libri contemporanei che vale la pena di leggere. Poi il dover leggere non significa che chi non li legge non è un lettore o quant'altro. Il dovere nella lettura, che è un qualcosa di piacevole, che è un hobby, non esiste, perché insomma il dovere e il piacere stridono un po' tra di loro, ecco. Quindi sono libri che io vi consiglio di leggere, libri che per me sono validi e che insomma dei consigli libreschi, tutto qui. Il primo libro che vi consiglio è uno di quelli che viene considerato young adult, ma che per me, a differenza di molti altri, vale veramente la pena, è Ogni giorno di David Levithan. Questo libro l'ho letto un po' scettica perché non mi aspettavo nulla. Ma mi sono dovuta ricredere perché questo libro ha delle riflessioni, ha degli spunti di riflessione molto particolari, molto personali e molto profondi. Se lo si legge nell'ottica giusta, se lo si legge senza pregiudizi, questo libro ti può portare a pensare, a riflettere sulla vita come nient'altro. C'è questo ragazzo che praticamente ogni giorno si sveglia in un corpo differente. Svegliandosi in un corpo differente prova sensazioni differenti, si mette a descrivere come per ogni persona una sensazione, la stessa sensazione è in realtà differente, come anche il colore dei fiori è differente, come l'odore di qualcosa è differente da persona a persona, ed è una cosa molto profonda se lo si fa vedere, ti fa riflettere, e secondo me questo libro vale veramente la pena per queste e tante altre riflessioni, ma anche comunque per la storia, che è molto leggera ma che nel panorama moderno è una novità. Il linguaggio segreto dei fiori di Vanessa Diefenbock. Trovo difficoltà a descrivere la trama di questo libro perché è semplice ma allo stesso tempo difficile da spiegare. Parla di una ragazza un po' complicata, insomma, che ama il linguaggio segreto dei fiori, cioè che conosce tutti i significati dei fiori. Ovviamente ogni fiore significa qualcosa, io non lo conosco, però lei sì, la protagonista di questo libro, conosce cosa significa ogni determinato fiore. E insomma ci troviamo a seguire le vicende di questa ragazza dal quando è piccola, con salti cronologici, a quando è adulta. È un complicato, davvero complicato, ma una storia molto bella, molto toccante, molto profonda, una perla della letteratura contemporanea che purtroppo non viene considerata così tanto e che varrebbe davvero la pena provare a leggere. La ragazza che ha lasciato di Yo-Yo Moyes. Per chi mi segue da tanto sa che io adoro lo stile della Moyes, anche se ancora non ho capito se si chiama Yo-Yo o Jojo, quindi no, vabbè. Questo libro l'ho letto subito dopo aver letto Io prima di te e mi ha fatto un po' storcere il naso perché era differente da Io prima di te a livello cronologico. Infatti questa storia parla di coppie che in epoche differenti si incontrano nel dettaglio di un quadro. Sembra che ho detto chissà che cosa, ma in realtà la sintesi della trama è questa. Io non sono brava a sintetizzare, non sono brava a spiegare trame così arzigogolate come quella di La ragazza che ha lasciato, ma è un libro che secondo me va letto, va amato dall'inizio alla fine ed è particolare, veramente non è un libro che si può lasciare a metà perché non ti dona niente a metà, ma una volta che arrivi alla fine, una volta che lo concludi, è davvero 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 bello ed è davvero un ottimo libro e secondo me un ottimo consiglio per chi non conosce la Moyes o anche per chi la conosce e ancora non l'ha letto. Questo libro credo di non averlo mai mostrato, un libro di cui non ho mai parlato, ma in realtà è un libro che io consiglio a tutti. È Joël Dicker, La verità sul caso Eric Hubert o Eric Hubert, mistero. È un giallo particolare, un giallo molto ampio perché sono troppe pagine, tipo 780 pagine. Ma scorre che è una meraviglia, anche perché comunque sono 780 pagine ma è scritto larghissimo. È una storia che parla dell'omicidio di una ragazza e con anche qui sbalzi temporali. Se non avete capito, mi piacciono gli sbalzi temporali nei libri. Vabbè, anche qui con sbalzi temporali si cercherà di ricostruire la storia dell'omicidio di questa ragazza che viene fuori anni e anni dopo la sua sepoltura. Un classico giallo, ma non troppo classico, perché è intervallato da voci fuori campo e da aneddoti, e è un libro molto bello, è un libro che non si ferma al mero giallo, al mero mistero,
ma che appunto ti tocca anche in tante parti, in tanti modi, non soltanto nell'intelletto, dove cerca di farti capire chi è o non è il colpevole. Un altro grande contemporaneo che vi consiglio, ma che purtroppo è poco considerato, è Mattia Malzio, in questo caso con La meccanica del cuore. Mattia Malzio io lo adoro per il suo stile onirico ma allo stesso tempo concreto. Faccio sempre questo esempio e so che potrebbe essere strano, ma in realtà lo stile è proprio così, è strano, onirico e concreto. La meccanica del cuore è il primo romanzo che di lui ho letto e mi ha fatto totalmente innamorare. Questa storia parla di un ragazzo che ha al posto del cuore un orologio a cucù. Un orologio a cucù e chiaramente deve stare attento a ciò che prova, a ciò che sente, a come si comporta, perché l'orologio a cucù non è in grado di reggere tutti i sentimenti che un cuore umano può reggere, quindi potrebbe morire da un momento all'altro. E niente, questi erano i 5 libri contemporanei, 5 titoli contemporanei che vi consiglio di leggere. Fatemi sapere quali sono i libri che vi consigliate voi di leggere, io vi mando un bacio enorme, ci vediamo al prossimo video e ciao!